Ciao a tutti amici di Vespe Motori. In questo video vedremo la preparazione e soprattutto vedremo come effettuare una riparazione di questo bauletto pronto per una eventuale verniciatura. Vediamo dunque la preparazione di questo bauletto. Da un primo esame sembra perfetto, infatti nelle parti più belle userò una carta 240. Mentre nelle parti più brutte, ad esempio come all'interno, dove ci sono segni un po' più profondi, posso procedere con una carta 180 e poi 240. Però prima di procedere ho notato in un punto, vedete, sta crepando, si sta rompendo. Quindi cercherò di effettuare una piccola riparazione. Io pensavo di procedere in questo modo. Dove possibile e se possibile applicare un paio di graffetti in questo punto, poi andrò a applicare del mastice epossidico. Da questa parte eventualmente applicherò della vetroresina in pasta. Ora vediamo. Lasciamo raffreddare. Poi togliamo, vediamo se riusciamo a metterne un altro, visto il poco spazio. Togliamo. Ora naturalmente qui andremo a limare, poi applicheremo del mastice epossidico. Ora vediamo se riusciamo a metterne uno anche qui. Come potete vedere andiamo già molto 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 bene, vedete? Qui cercherò di aprire un leggero solco per poter poi ospitare la vetroresina. Passiamo un po' di carta. Opacizzare un po' la superficie. Mettiamo un po' di vetroresina con un po' di catalizzatore. Dopo la vetroresina applicheremo lo stucco di rifinitura. Questa la utilizziamo solo come rinforzo, diciamo. Qui sotto, per maggior sicurezza, applicheremo una colla epossidica, quindi due componenti. Parti uguali, mescoliamo per bene fino a ottenere un colore omogeneo grigio.
carta 180, carteggiamo la vetroresina. Stuccatura finale. Passaggio finale 2.40 a completare la carteggiatura. Bene amici, in questo video abbiamo visto dunque una riparazione di un bauletto, una veloce preparazione di carteggiatura eccetera, pronti per ricevere l'isolante. Anche per questo video è tutto, non mi resta che salutarvi, ci vediamo in un prossimo video.